Eccoci qui ragazzi, esperienza lettone, Annalisa Brozzi, eccola qui, appena presentata dal presentatore della serata, affronta Caterina Marcenko, della Lettonia, quindi beniamina di casa. Annalisa sta per entrare sul ring, eccola qui che si prepara. Durante il peso Annalisa ha registrato il peso di 58 kg e 3. La sua avversaria è arrivata sovrappeso di un paio di chili e ha registrato 60 kg e 3, quindi 2 kg di differenza. Annalisa ha comunque deciso di affrontare questa avversaria e quindi eccoci sul ring insieme a lei. Eccola, Caterina Marcenko. Molto tranquilla anche Caterina Marcenko, le due pugilesse hanno molta esperienza. Annalisa, ricordiamo, ha più di 60 match da dilettante e ha fatto il suo debutto da professionista l'anno scorso, poi ha avuto un anno di inattività. Marcenko anche ha una sessantina di match da dilettante, da professionista ha un po' più di attività perché lì in Lettonia non c'è stato neanche il Covid, quindi ha avuto modo di calcare il ring da professionista qualche volta in più della nostra Annalisa Brozzi. Eccoci all'angolo, Annalisa è rilassata, sta per iniziare il primo round, ora l'arbitro dovrebbe dare le indicazioni del pre-gara. Ecco che chiama le due pugilesse al centro del quadrato. Le ultime indicazioni e poi si parte. Primo round, parte il primo round. Eccole entrambe a centro ring con il sinistro avanti nel tentativo di trovare la distanza. Molto, molto mobile Marcenko, mette subito a segno un diretto sinistro. Ma Annalisa subito riprende il centro anche lei. Ecco che parte all'attacco Annalisa, mette un colpo poco evidente, ma la situazione è questa qua. Entrambe le pugilesse amano colpire dalla corta distanza con i colpi corti, quindi sarà una bella sfida dalla corta distanza. Bel destro di Annalisa Brozzi. Parte con la sua serie preferita, la Marcenko, doppio jab e poi gancio destro. Annalisa ha le mani alte, quindi nulla di fatto. Ancora in avanti Annalisa, Marcenko marcia indietro, prende adesso un bel destro d'incontro la Marcenko, ma poi reagisce subito. Riesce anche a mettere lei due colpi. Per adesso lo scambio è aperto, se le stanno dando vicendevolmente, uno lo prendono, uno lo danno di colpo. Ancora sinistro gancio destro per Marcenko, ma Annalisa ha le braccia ben alte, quindi nulla di fatto ancora. Arriva un altro diretto sinistro di Marcenko. Fa bene qui Annalisa a colpire anche dalla corta distanza. Bene adesso con il sinistro Annalisa Brozzi. Ancora un gancio destro di Annalisa, però Marcenko para bene. Vedete anche lei adesso prova con il gancio destro. Diciamo che il colpo che stanno usando maggiormente è proprio il gancio destro. Ripresa sostanzialmente in equilibrio. Vedete quanto è importante anche dalla cortissima distanza restare reattivi, perché finché l'arbitro non decreta lo stop, bisogna continuare a colpire o comunque a non farsi colpire.
anche nelle fasi di clinch. Annalisa ha uno sguardo molto concentrato. Marchenko è seduta, sembra visibilmente più stanca. Ma si nota da parte di entrambe una buona esperienza sul ring. Bel destro di Annalisa Brozzi, che però poi resta lì e prende la... il contrattacco di Marchenko, che adesso piazza anche un bel gancio destro. Annalisa ha portato un bel destro e poi si è scordata di levarsi. Diciamo che ecco adesso però bene Annalisa con le braccia su, para l'attacco di Marchenko, ha le mani molto pesanti Marchenko e prova sempre a mettere quel gancio destro dopo il diretto sinistro. Fase di studio. Ancora con il gancio destro Annalisa, che poi mette anche un buon gancio sinistro, un po' deviato dalle braccia di Marchenko. Diciamo che avrebbe dovuto esplodere questi due colpi un po' più rapidamente Annalisa. Molto mobile Marchenko, ancora con un gancio destro Annalisa Brozzi. Prova anche Marchenko, ma Annalisa fa un bel piede perno e esce. Il match è accesissimo, ragazzi. Entrambe a centro ring, parte un po' da lontano Annalisa Brozzi. Replica subito Marchenko sulle braccia di Annalisa. Ecco ancora in avanti Annalisa, sta facendo il match tutto in avanti, bel gancio sinistro di Annalisa Brozzi. Adesso subisce Annalisa una bella combinazione della Marchenko. Sono colpi che arrivano sempre un pochino sporchi, le due pugilesse riescono sempre un po' a muoversi e a deviare i colpi. Per ora neanche un colpo pieno, diciamo. Situazione ancora sostanzialmente in equilibrio. Il match si sta svolgendo pressappoco nel centro ring, quindi questo palesa proprio il fatto che nessuna delle due sta andando avanti, riuscendo ad imporsi poi. Anche nelle fasi qua di rallenti vediamo come i colpi arrivino un pochino deviati e la maggioranza delle volte si scagliano sulle spalle. Marchenko ancora seduta. Si sta un pochino sciogliendo anche la Marchenko. Parte il terzo round, subito Annalisa Brozzi cerca la corta distanza. Marchenko non si fa sorprendere, ecco che appena viene toccata la Marchenko inizia a muovere le mani. Annalisa dovrebbe colpire e levarsi subito lateralmente. Vedete l'esperienza della Marchenko che dalla cortissima distanza si copre anche la nuca per evitare di farsi dare colpi sulla nuca. Bene, adesso da lontano parte Annalisa Brozzi, riesce a mettere un diretto destro. Abbassa un pochino la testa la Marchenko. Match molto corretto finora. Ancora un gancio sinistro di Annalisa Brozzi. Bel diretto destro di Annalisa Brozzi. Sta riuscendo un pochino a prendere terreno Annalisa. Lega forte la Marchenko, che ancora indietreggia. Bene ancora con il destro Annalisa. (Totipo)
attimi di scambio, una bella bagarre si sta accendendo. Appena Annalisa riesce a trovare la distanza, la Marchenko smanaccia e un pochino lega. Ecco ancora in avanti. Gancio sinistro adesso che entra della Marchenko. Azione equilibrata. Ancora con il gancio sinistro che però va a vuoto. La Marchenko adesso prova un pochino a lottare. Prende adesso un gancio destro Annalisa. Ripresa a vantaggio di Annalisa Brozzi. Annalisa è molto calma, la vediamo qui in piedi. Tutto questo movimento di mani in qualche maniera potrebbe però impressionare i giudici. La Marchenko muove molto le mani, anche se poi magari non va a segno, vedete anche adesso. Ma tutto questo movimento in qualche maniera potrebbe impressionare i giudici. Di fatto i colpi che arrivano con l'avambraccio sul collo o sulle spalle non sono punto. Però bisogna sempre capire anche che il giudice che sta a bordo ring magari da una certa visuale non riesce bene a vedere come stiamo vedendo noi adesso. Situazione leggermente in vantaggio per Annalisa Brozzi. Vediamo come si mette durante questo quarto ed ultimo round. La Marchenko adesso deve essere stata spinta dal suo angolo ad andare in avanti. Si sono resi conto che il match gli stava sfuggendo di mano sicuramente. Ecco adesso anche con il gomito ci prova la Marchenko, l'arbitro avrebbe dovuto richiamare. Azione un pochino confusa adesso, le due cercano di trovare la corta distanza, ma una volta a corta distanza non riescono a piazzare i loro colpi. Arriva un gancio destro sporco di Marchenko. Annalisa dovrebbe tenere un po' più alto quel braccio sinistro. Un altro gancio destro della Marchenko, Annalisa adesso passa bene sotto al gancio sinistro. Gancio sinistro della Marchenko, ma va sulla spalla di Annalisa, questo però potrebbe essere visto dai giudici e magari segnato come punto. Ancora le due lottano in una fase del match che ormai sta per arrivare alla conclusione. Ripresa equilibrata. Gancio destro adesso pieno che prende Annalisa Brozzi, forse l'unico colpo pulito messo a segno dalla Marchenko. Ancora un gancio sinistro dalla Marchenko che in questa fase finale è riuscita a trovare le traiettorie più pulite. Questo potrebbe sicuramente valere un verdetto, soprattutto perché stiamo in Lettonia, casa della Marchenko. Vedete come dalla corta distanza le due si sono messe un numero uguale di colpi. La Marchenko la maggioranza delle volte è arrivata con l'avambraccio. Qui in questa azione ha portato a segno un colpo. Ora ci rifaranno anche vedere il colpo messo a segno dalla Marchenko in maniera pulita. Ma vediamo qui in queste fasi come il match è stato molto equilibrato. Eccolo qui, unico colpo a segno pulito della Marchenko. Vediamo se gli vale il verdetto. Eh sì ragazzi, vince la Marchenko. Come avevo detto, siamo in casa della Marchenko. C'era da aspettarselo, il match è stato molto equilibrato. Un saluto, a presto!